Un ben ritrovati ai nostri amici telespettatori, un saluto da Triscia Manilas e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Negozi in TV. Mi trovo in Villa Sesso, precisamente in via De Gonzaga al 145/B e insieme al mio amichetto elfo e tanti amici del mondo degli elfi noi conosceremo le buone cose del forno Franceschi, ma anche un pizzico di magia, per cui non perdeteci di vista. Ora le immagini di Riccardo Bellei. E come hanno anticipato le immagini di Riccardo Bellei, noi stiamo vivendo la magia delle feste. Qui all'interno del forno Franceschi, ricordiamo ancora una volta, in quelli di Villa Sesso, via Gonzaga al 145/B, c'è ancora chi continua, oltre a me che mangiare, a mettere a posto quella che è la vetrina, per cui Luisa intenta mettere ancora i panettoni esposti, è vero o no Luisa? Certo, io spero che poi sia gradito le mie confezioni. Il modo di confezionarle, perché si parte sul classico, le cose un po' particolari, chi piace insomma le cose un po' particolari insomma. Beh, i gusti sono tanti, i colori sono tanti, devo dire che io dell'oggettistica, ho fatto... fiori, insomma, tutte cose un po' particolari. Eh sì, di particolare c'è veramente tanto, Luisa, anche perché vediamo che oltre alle tante cose buone da mangiare, una parterra di dolce e salato da far girare la testa stamattina, io ho approfittato, certo. Il percorso mi chiamava e ho mangiato un po' di gnocco all'olio. L'orario è buono. Presto, ci sta, insomma, ci sta. Ecco. Dicevo che fra le tante cose che noi vediamo in esposizione c'è anche la particolarità quest'anno di vivere il mondo degli elfi. Perché dico questo? Perché in realtà ci si regala e si regala a qualcun altro una cosa particolare. Bastante. Che solo qui si trova. Esatto, più tanti pensierini, dal più piccolo al più grande, dipende chi deve ricevere, insomma, e da tutti i prezzi alla fine. Allora, io mentre parlo con te, gradirei che tu continuassi a fare il tuo lavoro, perché certo, puoi tranquillamente la signora si può già accomodare, servire la guardi. Signora e vediamo sì. Quello che in realtà accade, cioè nella normalità. Normale. Allora, facciamo. Potremmo fare quattro manine, come queste, va sì. Bene? Allora, mentre diamo le quattro manine alla signora, dicevo che quest'anno tu hai voluto puntare tantissimo proprio sull'artigianalità, come i panettoni dietro di te, come tutte le cose che in realtà troviamo ogni anno nel periodo delle feste proprio sul bancone del forno Franceschi, per cui tortellini in crema e poi... Esatto, tortellini, biscotti, tanti di più. Altra novità di quest'anno, che devo dire ogni anno ce n'è una qui della Luisa, sono delle cose specifiche per il Natale. Abbiamo voluto tenere il classico per le signore, perché sì, mi dicevi stamattina... dipende che voglio dare, se si vuole regalare a un medico, alle persone molto importante, un classico non si sbaglia mai. Invece le cose particolari, un ragazzo giovane, un pensiero, una famiglia, si accetta anche cose un po' diverse come questa, una borsa. La borsa di Babbo Natale, quella lì. Questa è la borsa di Babbo Natale, manico alla greca. Praticamente bello. Ricamata, proprio una cosa, la faccio vedere, che è molto, per me è molto valida, come bella, non perché bella. L'ho inventata io, fatta in questo momento, però per me è una cosa uscita bene.
Le lanterne non mancano, anche quelle rosse. È la base del Natale. La lanterna ci deve sempre essere, in tutte le maniere. Assolutamente sì. E poi l'elfo torna, perché abbiamo detto fin dall'inizio che noi faremo proprio una passeggiata tra gli elfi, no? A partire da questo qui, che è divino, è qualcosa di strepitoso, fa sempre bene. Poi si parte anche con le bambole, col viso in porcellana. Ah, ecco, che andiamo un po' perché sono molto particolari. Sul classico. Una cosa che è tornata, sì. che è tornata, ma che ci porta un po' indietro nel tempo, è quel calendario lì. Vorrei che tu lo facessi vedere. Adesso le faccio vedere un attimino, perché si cambia automaticamente i giorni. Ecco, brava. Adesso oggi è il 5, giorno in cui noi stiamo registrando. Al 20. In un battibaleno arriviamo a Natale. Guardi, tutta una cosa come una volta praticamente. Quando andavano all'asilo, quando si andava all'asilo, e magari sarebbe bello che le maestre riprendessero un minimo di tradizione, magari, perché no, nei lavoretti fare un discorso del genere con i dati, e magari si insegnano anche i numeri ai bambini. Esatto, come una cosa manuale, sì. Mm. Ci spostiamo, cosa molto valida. Ci spostiamo al banco delle torte, così almeno andremo un po' più da vicino a elencare quello che ovviamente Riccardo già ha fatto presente. A te. Prego. Allora, se mi accomodo subito e guardiamo un attimino. Un banco strepitoso dove la fa da padrona, che cosa? Cosa abbiamo? Qua abbiamo tanti torte particolari. La più richiesta sarebbe la torta al limone, con la crema al limone, molto, molto soffice come tipo di torta. Sono una torta, questa qua, la marena, che si trova anche all'interno, tanti pezzi di marene, proprio dal gusto molto morbido. Eh sì, quella è fantastica, esatto. Perché lo scorso anno io l'ho vista fare in presa diretta da Daniele, perché esatto, le ha fornate. Esatto, sfornavo nel forno, una cosa grandiosa. È grandiosa. E davanti a te ancora altri piccoli presentini da poter dare, non so, all'amica di scuola, alla compagna di banco, alla fidanzatina. Questi servono fatti come portamonete, tante piccole oggettistiche servono praticamente come fermaposto, un regalo all'amica. Tanto da essere gradito il pensiero stesso. E ovviamente non può mancare la grande produzione dei vostri pandori, panettoni, esatto. E tutto quello che concerne. Panettoni, pandori, praticamente siamo tutto sul naturale proprio. Niente conservanti, additivi per mantenerli. Eccoli proprio qua. Proprio col burro. Eccoli qua, mamma burro. Mia. Queste sono le famose pandori della nostra produzione. Pandori e panettoni di una produzione del forno Francesco. Proprio. Ricordiamo ancora una tutto volta. Tutto naturale proprio. Tutto naturale. Niente. E grazie alle immagini anche di Riccardo Belè abbiamo scoperto qual è anche l'ulteriore novità di quest'anno, ovvero la pennina segnaposto. Questa è una novità, ancora una volta, che tu hai avuto in modo quasi così inaspettato. Sei un pochettino troppo avanti sulle situazioni alle volte, no? So che tu l'anno prima, per quello dopo, progetti quelli che sono i pensierini da poter o dare oppure da far acquistare. Perché la maggior parte sono i pensierini che pensa la gente ormai, perché ognuno nel Natale se le fa per canto. Per quanto sia sua, senza tanti problemi. Quindi tanti pensieri tra amiche e via, ci sta tutto bene, ecco. Una cosa, tanti pensierini, quei particolare, particolarissima. E dicevo, si conclude con l'attività dei pensierini anche, perché no, regalando delle bellissime zuccheriere con delle belle tazze che ritraggono proprio il tema del Natale. Queste, guardate, sono cose fantastiche, perché sono piccole zuccheriere. Però c'è il disegno, sempre il simbolo di Natale, le renne, che è la parte principale, e come anche le tazze, che a me sono fantastiche. Una coppiata. Esatto, che uno vuole, se vuole regalarsi, può mettere un pantaloncino, dei cioccolatini, ha già fatto il pensiero. Ha già fatto il pensiero, esatto. E poi è una cosa utile. Sono cose gradite, sono belle. Utile. Anzi. Beh, devo dire che tutto sommato questa mattina abbiamo fatto veramente un percorso importante. Ogni volta che noi veniamo qui presso il vostro negozio in Villa Sesso, devo dire che rimaniamo affascinati. Ma dov'è la novità? Vieni qui vicino a me che facciamo un teletrasporto. Io spero sempre che sia gradite ai clienti, soprattutto. Soprattutto. E poi dopo che siamo ben accolti nell'apparenza di Natale, che visto che ormai sta sparendo questo Natale. E ci vuole. E noi, visto e considerato che sotto il Natale fanno il 2x1, ci sono le offerte dove si paga meno, si prende il doppio, noi facciamo un po' così, ci sdoppiamo, per cui innanzitutto vi ringraziamo per averci seguito fin qui. Io ringrazio tutti i clienti di Sesso e vi auguro anche un buon Natale.
E che cosa faremo noi in questo Natale? Oltre che ringraziare i clienti di Sesso, faremo una magia, per cui avremo un teletrasporto, perché non perdeteci di vista, in quanto noi andremo in quelli di Massenzatico. Altro punto importante del forno Franceschi, lo ricordiamo. E speriamo che sia anche gradito anche quell'altra vetrina, ma l'accoglienza. Sicuro, non vogliamo anticiparvi niente, perché è una sorpresa. È tutta una sorpresa. Per il momento vi ringrazio per avermi seguito fin qui, anche da parte della Luisa. Certo. Vi lasciamo con i buoni programmi della nostra rete e grazie per aver ancora una volta aver fatto parte a questo percorso, perché no, delle feste, emozionandoci un pochino. Alla prossima. Grazie, arrivederci.